Buonasera e benvenuti, buonasera a tutti. Io sono Ombretta Fusco e vi terrò compagnia in questo webinar organizzato dalla Raffaele Editori per la prossima ora. Oggi parleremo delle tecniche dell'arte nella scuola. Sarò a vostra disposizione per le domande ed ulteriori approfondimenti negli ultimi 10 minuti del webinar, così potrò andare liberamente abbraccio e poi concentrarmi sulle vostre domande. Allora, tutto quello che dirò lo troverete in gran parte contenuto nel testo della Raffaele Editori Viaggio nell'arte, che è un bellissimo testo a cui ho partecipato come autore di contenuti digitali, quindi tutta la parte pratica di quello che di gran parte di quello che vi dirò lo troverete lì, mentre molto altro potete trovarlo sul mio canale YouTube Arte per te, dove potrete vedere l'applicazione pratica dei concetti che oggi vi esplico. In più, tenete sempre d'occhio il portale della Raffaello e quindi il portale Raffaello Formazione e l'archivio dei webinar, perché è sempre un bel tesoretto di contenuti da andare a spulciare per rinfrescare quello che diciamo durante questi incontri. Bene, cominciamo subito ed entriamo proprio nel vivo dell'argomento, parlando proprio di quelle che sono le tecniche dell'arte. Cosa sono le tecniche artistiche? Perché si studiano le tecniche artistiche? Mi è doverosa una premessa prima di incanalarci meglio nell'argomento. Molti pensano che siano necessarie per educare il discente al bello, per educare il discente alla conoscenza di quelle che sono le opere d'arte giunte sino a noi, per la comprensione di esse, quindi imparare a nostra volta, attraverso i nostri insegnamenti, imparare a nostra volta ed insegnare ai nostri allievi a creare le opere d'arte. Bene, questo sarebbe molto riduttivo, quindi ridurre il campo di azione delle tecniche artistiche ad un discorso meramente ricostruttivo ed artistico e conoscitivo di ciò che già è, sarebbe molto limitante per una materia che invece ha un raggio di azione veramente ampio nella vita di tutti i giorni. In realtà le tecniche artistiche servono per educare a soluzioni creative, di esigenze reali. Quindi si dà allo studente la possibilità di conoscere materiali, la resa di alcuni materiali in concomitanza con altri, la conoscenza di quelle che sono tutte le materie dell'arte, le materie intese proprio con materiali e le tecniche di applicazione di queste materie per farle meglio performare, per poterne fare un bagaglio da poter spendere anche nella vita di tutti i giorni a seconda delle esigenze che vengano a presentarsi innanzi a lui. Quindi in generale servono per elasticizzare un po' quella che è la mente attraverso appunto la conoscenza della materia, attraverso la conoscenza della tecnica e attraverso anche il prescindere dall'aspetto che la materia e la tecnica hanno nel momento in cui noi impartiamo l'insegnamento, ma a credere che qualunque cosa si abbia dinanzi a noi possa diventare qualcos'altro e ha la voglia di provare a far diventare qualcos'altro quello che ci viene dato come precostituito. Quindi le tecniche artistiche, in poche parole, servono ad ampliare le vedute, ad ampliare la mente. Ecco perché sono una materia importantissima che troppo spesso viene sottovalutata, che troppo spesso viene relegata a mero nozionismo, fai questo, fai quello, quando in realtà è una materia in progressione con la crescita dell'allievo e, permettetemi di dire, anche di noi insegnanti, anche di noi docenti, che non finiamo mai di apprendere tecniche creative e tecniche artistiche. Dobbiamo saper comunicare ai nostri discenti però quelle che sono le tecniche artistiche perché non è sempre semplice comunicare quello che abbiamo da dire. Allora, scusate, metto un attimino a schermo intero. Si fa così? Non saprei. Sì. Spero mi vediate adesso. Allora,
Quindi vi stavo dicendo che non è sempre semplice educare i nostri ragazzi a quello che è lo studio delle tecniche artistiche, anche perché dobbiamo. Mi vedete così? Vediamo un po'. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, scusate, intanto io sono non pratica ancora con questi comandi del webinar, mi perdonerete. Allora, quindi, cosa vi stavo dicendo? Vi stavo dicendo quindi che le tecniche artistiche servono per far sì che il nostro, che il discente faccia in modo che la materia e tutto ciò che abbia attorno possa diventare quello che lui desidera attraverso la sua mano, attraverso l'immissione della propria tecnica. Bene, e anche dobbiamo far sì che, essendo comunque artistica come tecnica, tutto questo contenga un messaggio, sia una forma di comunicazione da parte dell'allievo che attraverso le forme della figuratività di volta in volta prescelta a seconda della tecnica possa veicolare un messaggio. Quindi la tecnica artistica è una forma dialettica e come tutte le forme dialettiche di comunicazione è una forma dialettica che deve essere compresa e che quindi deve veicolare un messaggio. È una forma dialettica visiva, ma è una forma dialettica attiva. Perché bisogna mutare di volta in volta i contenuti, le forme, le tecniche, bisogna essere in grado quindi di apprendere le stesse, apprendere da chi le recepisce, no? Dobbiamo quindi saper comunicare ai discenti innanzitutto due cose: la scelta del linguaggio più opportuno e quindi i materiali da scegliere per sviluppare una tecnica, e la scelta della sintassi, quindi delle regole per sviluppare la tecnica. Questi sono i due caposaldi che in ogni tecnica non possono essere mai abbandonati. Quando noi docenti ci poniamo dinanzi ai nostri ragazzi, dobbiamo sempre tenere presente che dobbiamo fornire loro i materiali più opportuni e le nozioni di composizione più opportune affinché loro possano poi da queste trarre il massimo, la massima implementazione per lo sviluppo della materia. Cosa intendo con tutto ciò? Innanzitutto la scelta del linguaggio più opportuno, quindi i materiali della tecnica. Molto spesso noi arriviamo sprovvisti della conoscenza dei materiali migliori da fornire ai nostri ragazzi. Le tecniche artistiche hanno due grossi nemici: il costo dei materiali e la crisi che in questo momento sta riguardando tutte le famiglie che dovendo scegliere tra i materiali scolastici da comprare ai propri figli, magari relegano alle materie artistiche i materiali più economici, pensando che avendo poche ore di educazione artistica, avendo poco a che fare con gli strumenti creativi possano servire pochissimo, quando in realtà quelle poche ore che il Ministero ci concede sono un tesoro prezioso per lo sviluppo dell'individualità dei ragazzi. Quindi noi da prima dobbiamo fare in modo di essere mirati nella scelta dei materiali. E allora vi consiglio di non, innanzitutto, di affidarvi a un buon terzo scolastico e con Raffaele Editori andate sicuro. Ma non voglio, ovviamente, qua parlo pro domo mea, ma sono certa di ciò che dico, nel senso che anche se non avessi collaborato al testo, potrei metterci la mano sul fuoco, sulla bontà e l'efficacia di questo testo, ma soprattutto, oltre al testo, pochi materiali ma buoni. Molto spesso le forniture scolastiche sono fatte di materiali grossolani, pennelli che perdono peli, colori che non colorano. Molto spesso noi insegnanti preoccupati della bontà dei materiali, nel senso che della atossicità dei materiali,
prediligiamo dei materiali che poi non performano bene. E allora permettetemi di suggerirvi di far comprare, molto spesso bastano dei pennelli in martora sintetica che performano sempre molto bene, ne bastano 5-6, e dei colori acrilici che possono essere poi utilizzati nelle varie tecniche o con escamotage che vi dirò tra qualche momento, oppure, beh, passando tutto questo sul mondo dei colori, potete comprare i pigmenti in purezza e poi diluirli con i vari medium per fare le diverse tecniche pittoriche. Questo sarebbe il modo migliore di avere un armadietto della creatività che possa essere funzionale a quello che è il vostro lavoro senza pesare troppo sulle tasche di chi acquista il materiale. Questa che vi sto dicendo potrebbe sembrarvi una banalità, ma in realtà non lo è, perché mette gli studenti in una posizione di diversità l'uno sull'altro. Altro già sulla resa. Molto spesso noi diamo le marche delle cose da comprare, anche questo non viene recepito bene dalle famiglie, però noi lo facciamo a fin di bene per equipararli tutti, però molto spesso questo pesa molto nell'economia casalinga. Invece in questo modo si può calmierare la cosa dando a tutti un'unità di imprinting e evolvendo da essa insieme a noi insegnanti. Tornando invece alle regole, poi gli altri materiali che vedremo sono materiali talmente poveri che non ci sarà bisogno di farli comprare, ragazzi, ma adesso li scopriremo insieme, per questo non mi dilungo oltre. Per quanto riguarda le regole della sintassi, sarebbe bene che ognuno di noi andasse a rivedere quelle che sono molti di noi le conoscono già, comunque quelle che sono le formulazioni proprio in teoriche di quella che è una composizione artistica. Quindi i principi della sezione aurea, l'armocromia, il fatto di la ponderazione delle tinte, ecco, tutto questo dovrebbe essere oggetto di un approfondimento perché adesso comunque nel corso del webinar io vi ricorderò qualcosina, ma in un'ora tutto questo non può essere fatto. Ma è necessario perché è come dare, nel caso del materiale, l'alfabeto, nel caso delle regole di impostazione, proprio le regole grammaticali con cui scrivere le opere d'arte. La comunicazione figurativa, quindi, solamente attraverso questi strumenti diventa efficace. E la comunicazione figurativa efficace significa, in primis, che noi docenti ci facciamo comprendere dai nostri allievi, che gli allievi riescono a recepire il nostro messaggio e che gli allievi a loro volta possano esprimersi secondo quelle che sono i diktat che noi abbiamo dato loro e le regole che noi abbiamo fornito loro, e quindi possano esprimersi in maniera efficace. Se invece la comunicazione ha qualche lacuna e diventa inefficace, non solo c'è la perdita di interesse da parte del discente, cioè il nostro fallimento come insegnanti, perché noi dobbiamo mirare sempre a rendere affascinati di ciò che facciamo i nostri ragazzi, ma soprattutto ci sarà la frustrazione da parte dell'allievo che, non riuscendo nella tecnica artistica di volta in volta proposta, la accantonerà e si discosterà dal pensiero creativo, accorpandosi sempre di più a quello che è un pensiero logico, che è un'ancora sicura, no? Perché al pensiero logico oramai siamo abituati, mentre al pensiero creativo ci stiamo sempre più discostando, e noi dobbiamo fare sì che questo non avvenga. Proprio per questo, proprio per far sì che ognuno possa comunicare nel modo più adatto a se stesso, continuiamo in questo parallelismo delle tecniche pittoriche come appunto un linguaggio. Ognuno di noi ha un proprio modo di parlare, un proprio modo di esprimersi, una propria sintassi, un proprio modo di scegliere i vocaboli. Bene, allo stesso modo le tecniche pittoriche si esprimono con l'ego delle persone. Ognuno di noi ha una tecnica pittorica che risulta essere la preferita, la congeniale, quella che dà modo all'individuo di esprimersi nella maniera più totalizzante. È giusto che i ragazzi conoscano tutte le tecniche pittoriche ministeriali ed oltre, io oserei dire, se possiamo dare più nozioni, perché no? Ma è anche giusto
che nella valutazione delle tecniche pittoriche noi osserviamo alcuni accorgimenti. Allora, nella valutazione di come un individuo svolge le tecniche pittoriche durante il suo progredire scolastico, bisogna osservare il discente, osservare l'applicazione, osservare la costanza, osservare l'attenzione, osservare la disponibilità e la recezione di quelle che sono le nozioni che noi diamo, ma essere cauti sulla valutazione alla riuscita. Ora, voi starete sobbalzando sulla sedia e starete dicendo: come? Se uno fa una cosa che non risulta bene, come posso dargli un buon voto? Bene, se il ragazzo si è impegnato, ha dato tutto se stesso, un giudizio negativo in merito all'operato, quindi alla risultanza di quello che lui è andato a fare, potrebbe avere un effetto negativo, cioè un allontanamento dalla nostra materia. Invece noi dobbiamo fare in modo che, arrivati al punto finale dell'apprendimento della tecnica pittorica, accortisi che il nostro studente ha fatto tutti gli step necessari con la giusta diligenza per apprenderla, non si dia un giudizio in merito proprio all'elaborato svolto, ma agli strumenti posti in essere affinché possa portare a termine nel migliore, nel suo miglior modo il manufatto. Alla fine si concorderà con lo studente una nuova sperimentazione, quindi una sorta di osservazione sperimentale. Questa non è la tecnica che fa per te. Ok, vediamo se quella successiva può essere congeniale all'esplicazione del tuo io. Quindi una sorta di sperimentazione attiva nella conoscenza delle tecniche pittoriche. Questo porta alla curiosità di scoperta, porta a non sentirsi frustrati se non riesce, perché è così, alcuni non riescono in alcune tecniche, sono bravissimi in altre. Ci sono invece altri ragazzi che invece sono più versatili e bravissimi in tutto, ma noi dobbiamo cercare di accoglierli tutti e di diffondere le tecniche creative il più possibile. Quindi dare la possibilità ai discenti di trovare quella che è la propria tecnica creativa, la propria tecnica artistica, senza alcun peso del giudizio che sarebbe sintomo di, che sarebbe poi, che deriverebbe poi in una frustrazione e nel fallimento. Quindi il metodo di studio ideale per l'apprendimento delle tecniche artistiche, anche qui so che molti di voi storceranno il muso, ma il metodo migliore di apprendimento per le tecniche artistiche è innanzitutto il metodo individuale, cioè ogni persona dovrà far sì che ogni individuo dovrà sviluppare da solo la propria tecnica pittorica, dovrà trovare la propria strada nella tecnica, dovrà fare la propria esperienza di tecnica pittorica. Solamente dopo che avrà sviluppato la propria esperienza, sarà pronto per condividere tale esperienza con gli altri ragazzi della classe, con magari un moderatore che, senza magari, con un moderatore che sarà l'insegnante. Quindi si parte da uno studio individuale, un apprendimento individuale della tecnica, con conseguente apprendimento dell'esperienza della tecnica, maturazione di quell'esperienza, dopodiché un gruppo di discussione sulla tecnica, con valutazioni individuali portate al gruppo. E quindi poi la mediazione dell'insegnante che farà sì che l'esperienza di uno possa arricchire l'esperienza dell'altro. Si va per studio individuale, soprattutto all'inizio, perché nessuno deve essere influenzato dall'altro, perché ognuno ha un modo di apprendere le tecniche artistiche che deriva dal proprio sentire e non deriva semplicemente da un mero rifare, un mero rifacimento, un mero scopiazzare da quello che è il genere da riprodurre, e quindi è bene poi che si abbia la somma di tutte le esperienze per creare l'apice di quello che può essere un lavoro di gruppo fatto di tutto il meglio di ognuno di noi, dove tutti possono contribuire per addivenire ad un elaborato portato avanti nel migliore dei modi. Ma imprescindibile è lo studio
individuale. Adesso passiamo, quindi fatta questa lunga, lunga, lunga premessa, scusatemi per questo, adesso passiamo alle tecniche vere e proprie. Ci sono, sappiamo benissimo, delle tecniche di base che sono quelle attenzionate da tutti i testi di storia dell'arte e sono appunto la pittura ad olio, la pittura d'acrilico, la grafite, il carponcino, le classiche tecniche che si studiano e delle tecniche moderne alternative. Ora, nello studio della scuola, io direi che è bene, scusate, introdurre lo studio di tecniche più moderne, perché questo fa sì che si sia in linea con i nostri studenti e che dalle tecniche moderne poi si prescinda da esse per passare alle tecniche già consolidate, che sono le tecniche classiche dell'educazione artistica. Scusatemi, mi ho detto un attimino distratta perché devo una. No. Staccata. Eccomi qua, scusate, perché devo accedere al pannello delle foto, ma non riesco ad arrivarci. Vediamo se è così. Ok, no, sì. Allora, sì. Vediamo se riesco ad arrivarci così, così vi faccio vedere mentre parlo qualcosina. Benissimo. Adesso voi vedete lo schermo e così io vi faccio vedere, non vedete più me in questo momento, vi faccio vedere qualche tecnica moderna. Una delle tecniche che è più efficace in questo periodo con i ragazzi è il Keeling. Vi faccio vedere qualche elaborato. Il Keeling, ho detto anche filigrana di carta. È una tecnica che consente, attraverso la piegatura della carta, di creare appunto una sorta di filigrana, come potete vedere in questa foto, che dà degli effetti stupendi con pochissimo sforzo. Ora, la tecnica della filigrana di carta è molto interessante perché dà la possibilità di sviluppare una serie di competenze importantissime. Per esempio, la riflessione, i ragazzi mentre lavorano riescono a concentrarsi, quindi imparano a concentrarsi su un qualcosa. La progettazione, perché per fare un manufatto di questo genere bisogna partire da un'idea molto chiara di ciò a cui bisogna arrivare, quindi la progettualità. La simmetria, il modo di costruire in maniera simmetrica le cose, la precisione, il modo quindi di incollaggi precisi che possono anche riguardare altri settori della vita che non siano prettamente il Keeling, la pazienza, perché capirete bene che per un manufatto di questo tipo o di questo tipo la pazienza debba essere esercitata e anche a lungo, la precisione già ve l'ho detto e soprattutto quello che è importante è l'armonia e la specularità. Ora, la tecnica del Keeling in realtà, anche se viene presentata in maniera così articolata e può sembrare molto difficile, si rifà a forme molto molto semplici e essenziali. Vi faccio vedere. Si parte da una serie di piegature della carta che sono sempre le medesime e che poi, agganciandole con la colla in maniera speculare, riescono a creare, speculare o no, a seconda di ciò che si voglia formare, riescono a creare dei manufatti che lasciano a bocca aperta. In realtà il Keeling si chiama così perché è stato rivisitato così
dagli americani. In realtà il suo vero nome si chiama Filigrana, il suo vero nome è Filigrana di Carta e risale ai secoli del Rinascimento, insomma, in cui i sacerdoti ornavano i propri breviari con i bordi dei Vangeli, che di solito erano ornati con dell'oro, e quindi creavano queste filigrane con cui abbellivano i propri breviari per arricchirli. Era una sorta di preghiera cartacea, una sorta di preghiera povera che serviva appunto ad avviare alla meditazione, come vi dicevo, la concentrazione. Poi gli americani l'hanno ripresa, l'hanno modernizzata, adesso è di gran moda, ai ragazzi piace tantissimo e se sono sicura anche tutti noi l'avremo fatta in maniera inconscia e involontaria quando in questo periodo, proprio a Carnevale, ci siamo sempre divertiti ad arrotolare le stelle filanti. Ecco, ricordate quel momento e ricordate il divertimento nel farlo, la frustrazione quando la stella filante si sganciava dalle mani e tutto il lavoro che avevamo fatto andava perduto. Bene, questo riproposto in maniera progettuale con un progetto come quelli che vi ho fatto vedere ai ragazzi può portare veramente a degli elaborati belli, ma che sono anche pratici. Questo è un ciondolo visto appunto in negativo, ora ve lo faccio vedere alla luce. Ecco qua un ciondolo tutto fatto di carta di giornale. Come vi dicevo, i materiali sono molto molto poveri, la carta, una forbice, un tagliabalsa. Guardate come si può rendere una cosa talmente sciocca un qualcosa di veramente bello. Questo non è altro che un medaglione ornamentale fatto per un Natale. Questo è tutto cartoncino ondulato, piegato, simmetricamente posto attorno a una forma di cartone che è stata rivestita con uno scampolo di damasco rosso, su cui è stata appiccicata una figurina rappresentante un Gesù bambino, e poi ornato con delle perline. Quindi altro non è che killing e decoupage, due tecniche molto moderne per creare un manufatto che, se voi vedeste in un negozio, rimarreste a bocca aperta. Bene, proprio questo rimanere a bocca aperta, questo stupore, questo dare l'opportunità ai nostri ragazzi di avviarsi facilmente alla costruzione di manufatti e di ornamenti che abbiano un sentore più adulto, un sentore più importante rispetto a ciò a cui sono abituati e a ciò che di solito si pretende da loro, darà un senso di grande, grande energia a quello che è il nostro lavoro. Vi ho fatto vedere delle cose più gravi e adesso vi faccio vedere delle cose un pochettino più scanzonate, diciamo così. Per esempio, può essere fatta una spilla con una libellula, oppure vi posso fare vedere dei quadretti. Guardate la stessa libellula che viaggia per la città. Vedete, anche la cornice è fatta con la tecnica dello scrapbooking, che è una tecnica dell'utilizzare la carta per creare cornici, contenitori, scatoline, tutto quello che necessita per contenere i manufatti che creiamo. Vedete, questo sarà tutto, costerà neanche un euro, eppure è un lavoro graziosissimo. Vediamo qualcosa di più attuale su per San Valentino. Anzi, auguri a tutti se lo festeggiate. Una teca in cartoncino con due cuoricini in killing. Io penso che sia una tecnica molto divertente e molto attuale. Attualizziamola ancora di più. Vi faccio vedere. Fiorellini, ok, potete fare tranquillamente dei fiorellini in killing e poi creare delle calamite. Quindi il vasetto con la tecnica della rotellina che poi si apre dal basso, le foglie che si inseriscono con la colla e si adagiano i fiorellini per creare delle simpaticissime calamite da frigo in killing. Con poco qualcosa di bello, con poco qualcosa di soddisfacente tra le mani dei ragazzi. Adesso vediamo un po' cosa vi posso far vedere. Un'altra
Un'altra tecnica che è a cavallo tra il classico e ormai il moderno è il collage. Siamo sempre abituati a vedere il collage come la tecnica dell'incollaggio. Io ricordo con nostalgica angoscia quegli albumetti con i fogli colorati, un po' lucidi, che guardavo, poi finivano sempre due o tre fogli e del marrone ne rimanevano interminabili. Metraggi. E allora, innanzitutto, ecco, cominciamo a preparare da noi il materiale per le tecniche artistiche. Per il collage, per esempio, non c'è più bisogno oggi come oggi di far comprare la carta. La carta la prepariamo noi. Facciamo proprio un laboratorio con i ragazzi dove ognuno prepara il proprio album di carta. Si piglia della carta normalissima che può essere carta velina, carta pacchi, carta anche di giornale, che può essere anche la carta d'album o la stessa carta per fotocopie. La si dipinge in tutti i colori con l'acquerello, con l'acrilico, con quello che avete a disposizione in classe come materiale scolastico o con quello che hanno a disposizione i ragazzi, senza un diktat, usa questo, usa quello. Ognuno farà le proprie carte secondo quello che ha già in corredo e dopodiché con quelle carte si svilupperanno dei nuovi collage. E allora partiamo con un nuovo collage un po' particolare, ve lo faccio vedere. Voilà. Questo è un collage 3D fatto attraverso un rotolo di carta igienica, dove i vari elementi che sono presi dalla busta del pane, quindi la carta pacchi per intenderci, vengono incollati a istoriare il rullo, in modo che guardandoci attraverso a mo' di caleidoscopio si possa vedere una storia, un paesaggio, un modo di sentire, qualunque cosa si voglia e si possa vedere. Cambiando lo sfondo, cambia anche l'atmosfera della storia. Quindi è un modo di vivere il collage in maniera del tutto diversa da come siamo abituati a fare. Un altro modo di vivere il collage in maniera differente è il collage 3D. Ve ne faccio vedere un esempio. Allora, questo si ritaglia, questo è fatto tutto con carta da fotocopie, la carta che vendono a risme multicolor. Io ho usato il telaio per incorniciarlo, ma si possono usare, sapete, anche le anime degli scotch carta, tutto ciò che sia anche dei tappi da barattolo, quello che vogliamo. Si dà un imprinting diverso a quello che è il collage, che abitualmente siamo abituati a immaginare come un qualcosa di bidimensionale su un foglio di carta. Questo porterà il discente a non valutare la tecnica come un qualcosa di desueto, di lontano da se stesso, ma lo invoglierà a portarlo in camera, ad appenderselo, a guardarlo, a regalarlo, a fruirne e a diffonderlo. Questo dobbiamo far sì che succeda, che la tecnica pittorica diventi un modus operandi della vita di tutti i giorni, attraverso cui un ragazzo che deve fare un regalo alla propria fidanzatina per San Valentino, ricalco visto che oggi è questo fatidico giorno, possa trovare le risorse in se stesso per creare qualcosa che lui reputi degno di essere regalato, perché la cultura deve essere degna di essere trasmessa senza la vergogna del creare, non la vergogna di far vedere quello che si è fatto, ma anzi l'orgoglio di poterlo fare. Vi faccio vedere un altro collage particolare, ecco una teca, una farfalla in teca. Questi sono tutti pezzettini di carta agganciati a un pezzetto di rame a sbalzo che viene modellato, una perlina, anche le antennine sono fatte in carta e la teca, come vi dicevo, è anch'essa fatta con della semplice carta rivestita con carta di giornale e vecchie fotocopie. Tutti i manufatti unici, verranno alla fine tutti i manufatti unici, nati dalla personalità degli individui dei vostri ragazzi, che sono i vostri ragazzi, e comunque manufatti bellissimi.
naturalmente, ognuno rispetto alle proprie capacità. Ritornando al collage 2D e ritornando a quello che dicevo prima, scusate se parlo veloce, ma voglio inserire il più possibile, ecco come magari arricchire un album attraverso innanzitutto una base tutta movimentata dalla pittura. Qua vedete una pittura materica con attaccati dei pezzettini di carta. Che erano appunto dei pezzettini estrapolati da una rivista, in questo caso ho fatto prendere dei pezzettini tutti diversi di carta colorati, montati a goccia a mo' di quarto di mandala e costruiti sulla copertina dell'album e poi arricchiti della mano pittorica del discente attraverso la posizione di tutti i puntini. Quindi un modo moderno di rivedere il collage che non sia più legato alle forme figurative del paesaggio, dell'albero, ma che le imiti in maniera tale da riproporle, farle diventare di nuovo tangibili, no? È come se fosse una finestra su una piantina, questa cosa qua. Bene, un'altra cosa molto bella che voglio farvi vedere, e qui facciamo sempre. Ah, non vi ho fatto vedere il negativo di questo tipo del collage, che è la cut canvas, cioè il taglio della tela o la cut paper, il taglio della carta. Sono delle tecniche un pochettino più ardite che potete far fare ragazzi più grandi, verso i 12-13 anni. E guardate qui. È l'intaglio, quindi il negativo, si fa il disegno, si intaglia e quello che viene fuori è una tela in negativo. Questo è il contrario del collage. Se si vuole fare una cosa bellissima, poi si crea un pannello nero da un'altra parte e si appiccicano tutti i pezzettini che abbiamo tagliato in positivo, qualora si riuscisse a tagliarli integri. Bene, anche queste sono cose semplicissime da fare, ma che danno un effetto pazzesco e che danno la possibilità al ragazzo di essere orgoglioso. Vi faccio vedere anche questo pescetto. Guardate, il fondo dipinto, un po' la carta è verdina, il fondo un po' macchiato, e poi, dopo aver disegnato, anche ricalcato, perché non è il disegno in questo momento che ci importa, ma è l'intaglio, si fanno venire fuori le forme e si crea un qualcosa di unico, con la volontà di creare un qualcosa che piaccia ai nostri ragazzi, perché noi sempre questo dobbiamo tenere conto nelle tecniche artistiche, che la cosa debba piacere a chi la fa, insomma, che non sia un qualcosa di semplicemente imposto. Allora, vediamo un pochino cosa posso farvi vedere. Un'altra tecnica molto interessante è la brush and broderie, che è una tecnica che è questa qui per intenderci, e viene presa dalla pasticceria. In pratica cosa succede? Si disegnano solo i bordi con una materia molto corposa e spessa e poi col pennellino si tirano indentro i colori, quindi si dà soltanto la sagoma a bordo. Di conseguenza è facilissima da creare e poi si tira giù il colore sino a che si può, creando proprio il volume e la forma dell'oggetto che vogliamo rappresentare. Questa, pensate, è una tecnica nata in pasticceria che viene esportata nelle tecniche artistiche. Altra cosa molto bella, la stampa, la tecnica della stampa. Noi siamo sempre portati a pensare all'linoleum, all'incisione, all'adigraph. In pratica, alle scuole medie si usa l'adigraph, bene, con dei soggetti per fare dei quadretti, bellissimo, bellissimo, ma altrettanto bella in questo momento storico per i nostri ragazzi è la creazione dei timbri e dei moduli. Vi faccio vedere con un pezzo di tappetino di Adigraph, creare dei piccoli moduli, dei timbri, per poi progettare, qui ritorna la progettualità, dei pattern
pattern che siano propri, quindi una sorta di implementazione grafica di quello che eravamo abituati ad insegnare semplicemente con la riproposizione di opere creative, di opere figurative, ma la doppia creatività, non soltanto la ricerca della forma, la precisione dello scavare, la riproposizione della stampa, ma anche l'assemblaggio di più stampe per creare qualcosa di unico e di progettuale. Un'altra cosa molto bella, io sto lottando contro il tempo, sono date dalle paste materiche. Allora, la manipolazione è un qualcosa che è sempre molto presente. Di paste modellabili ne conosciamo 2000, dal vecchio DAS, per intenderci, alla pasta di mais, alla pasta di sale, quello che vogliamo. Ma cosa si crea? Molto spesso ci inerpichiamo in vasetti, oggettini 3D che poi vengono sbilenchi. Ricordiamoci sempre che la soddisfazione del discente è alla base della continuità dell'applicazione della tecnica. Se una cosa viene male, ragazzo è portato a metterla da parte, ad archiviarla come cosa scolastica e a dimenticarla. Se una cosa viene bene, un ragazzo è portato a riproporla nella vita, divertito. Quindi, se da una parte ci sono le cose classiche, tipo l'acqua santiera, che ha come scopo quello della creatività dal nulla, benissimo, ma non aspettiamoci che un ragazzo faccia poi per sé una cosa di questo genere, per passare poi, per esempio, a una cosa di questo genere che potremmo trovare in un qualunque negozietto etnico di qualunque paesello, per intenderci, e questa è una cosa semplicissima da fare. Basta stendere una pasta materica, io qui ho steso una pasta materica comprata color cotto, la vendono già così. Sopra abbiamo adagiato dei centrini, col mattarello siamo passati sul centrino, abbiamo ritagliato il cerchio, l'abbiamo posta dentro una ciotolina e fatta essiccare e sono venute fuori queste ciotoline ornate che poi col passaggio del tampone con dell'acrilico ha colorato solamente nelle parti aggettanti, rimanendo ben visibile la parte in cotto. Invece quelle che abbiamo colorato in maniera più profonda, colando dentro magari un acrilico in maniera liquida in modo che potesse prendere anche le pieghe, poi abbiamo fatto risaltare le stesse pieghe andando con un colore a contrasto più chiaro per far venire fuori il soggetto. Vedete, queste con me le hanno fatte anche dei bambini di scuola materna. Certo, non sono venute belle così, ma non importa perché ogni step per il genere di età. In ogni ordine e grado si arriverà naturalmente ad un livello di precisione maggiore. L'importante è che comunque per la tipologia di aspettativa di quel range di età si vada oltre a ciò che ci si aspettava da se stessi. Un'altra cosa che cosa? Devi condividere le due immagini, là sotto, là sotto. Un'altra cosa che mi andava di suggerirvi è gli stencil, il recupero dei vecchi cari antichi stencil, molto spesso demonizzati, ma strumento preziosissimo per la fruizione di alcune paste veramente, veramente importanti. Vediamo un attimino se riesco a farvi vedere un attimino, arrivo subito. Allora, no, forse era sempre qua. Sì, allora vi faccio vedere un'immagine. Questa, la polpa di cellulosa. Cosa sarà mai la polpa di cellulosa? Ragazzi, questo che state vedendo in questo momento, questo mucchietto bianco, è della carta igienica o dei semplici tovagliolini di carta frullati. Si frullano con qualsiasi frullatore perché sono così leggeri e impalpabili che non rovinano nessun elettrodomestico. Quindi l'unica cosa che deve avere l'accortezza di fare il docente è preparare la polpa di cellulosa e avere della colla vinilica in classe. Dopodiché mischiare le due componenti, creando una pasta che sia morbida e modellabile a spatola, e attraverso l'utilizzo degli stencil, questa pasta può essere colorata con acrilici, acquerelli, come volete, attraverso l'utilizzo di stencil creare una cosa così.
Ecco qua, questi sono dei biglietti. La pasta di cellulosa, una volta asciutta, rimane flessibile, si flette perché è fatta della stessa sostanza della carta, e viene fuori un qualcosa di veramente bello, visivamente appagante, tecnicamente importante, da sviluppare nelle forme più diversificate della vostra fantasia come discente e della fantasia dei vostri discenti. Altre paste modellabili, altre paste interessanti, per esempio questo papavero è fatto con una pasta di cui mi attribuisco l'invenzione, l'ho chiamata Covil, ma non l'avrò inventata io l'ho creata circa 12 anni fa ed è una mestica di cotone idrofilo, acqua e colla vinilica, è un goccio di paraffina, per intenderci l'olio per i bebè, l'olio per detergere i bebè. Bene, si fa questo impasto, lo si stende in fogli, gli si dà il colore con dell'acrilico, dopodiché lo si fa essiccare, diventa una sorta di feltro duro che può essere ritagliato facilmente e modellato con le mani. Lo vedete qui in forma di papavero, lo vedete qui in forma di borsellino, anche i fiori sono fatti in Covil, è tutto fatto in Covil è una forma di manipolazione differente perché si parte dalla manipolazione della pasta, la creazione del tessuto e quindi la rielaborazione del materiale creato dai ragazzi per lo sviluppo della tecnica. E poi ci sono le forme naturalmente sempre verdi, gli evergreen. Per esempio, questa è fatta con i timbrini, è una cornice, è fatta col DAS per intenderci, e i timbrini con questi fiorellini fatti a uno che poi vengono immessi nel cartoncino retrostante e poi tutto dipinto con acrilico argentato. Quindi, per far sì che i nostri ragazzi si cimentino in qualcosa che li stimoli, non dimentichiamo mai di fornire loro gli strumenti, come vi dicevo prima, la sintassi ideale per potersi esprimere al meglio. Vediamo un pochino. Origami e pop-up. Allora, il pop-up molto spesso è rimasto nella nostra mente a questa forma, anche perché noi parliamo di ragazzi relativamente piccoli, quindi è impensabile che da soli possano fare cose ardimentose. Effettivamente è vero, ma ci sono nuovi tipi di pop-up più moderno che mi preme farvi vedere. Si chiamano Explosion Box e si presentano così, come scatoline che si tirano fuori da questa linguetta. La scatolina altro non è che un parallelepipedo di carta, quindi basta fare un rettangolo di carta e poi dividerlo con facce a due uguali e richiuderlo su se stesso e poi dall'interno far venire fuori questo popò di roba. Allora si ripropongono una serie di scanalature in mezzo, quindi si piega la carta zigzag. Sulla carta vedete qui, non so se riuscite a vedere, con dell'acetato si appiccicano delle formine che in questo caso sono ritagliate, ma possono essere anche disegnate dai ragazzi. Si inseriscono dall'altra parte della scatolina e si inseriscono dall'alto e poi nel momento dell'apertura si fanno aprire dal basso con un tiraccolo. Qui magari scritto, e nel tirare le forme vengono fuori man mano che tirate fuori il cassettino. Ecco, oramai i ragazzi hanno visto qualunque cosa, quindi bisogna stupirli e fare stupire i genitori che ricevono magari questi manufatti o che vedono questi manufatti con dei pop-up un attimino diversi da quello che è. Quindi la modernità nel classico va sempre immessa. Poi che ci sia è storta, ve la giro un attimo, che ci sia un bigliettino, e questo ve lo dedico sempre per San Valentino, il mio cuore con te, e poi si apre, vola alto, ci sta anche dove, qui non è proprio un pop-up, ma è un aggettante dove vedete tanti cuori vengono attaccati con le faccette insieme, si dà la dimensione 3D al bigliettino.
L'origami. L'origami è molto sottovalutato nelle scuole e invece io sono una grande sostenitrice dell'origami perché l'origami ha qualcosa di necessario per la scuola. Innanzitutto, sviluppare la tecnica dell'origami porterà il ragazzo, il discente, ad avere un migliore approccio con la grafia. Voi non ci crederete, ma sviluppando l'origami si sviluppa lo studio della linea all'interno del nostro cervello e quindi il tratto verrà poi sviluppato bene anche a matita e di conseguenza anche un maggiore controllo della grafia che è molto spesso croce e delizia di molti, molti ragazzi. Quindi si ha attraverso l'origami il riconoscimento della linea, la pulizia delle forme, la sequenzialità del gesto, la precisione del tratto e quindi tutto quello che poi serve anche per il disegno, per la scrittura e per la vita in generale, perché è sempre bene avere una pulizia di lavoro in qualunque cosa si fa e che la pulizia di lavoro sia soltanto attraverso la sequenzialità di ciò che stiamo facendo. Sono già meno 10, vediamo se tanto se volete pormi qualche domanda potete cominciare a farla. Io comunque continuo e voglio un attimino, non sono riuscita a parlare di tutto, vedremo se mi faranno fare un altro appuntamento. Vorrei chiudere puntando lo sguardo su un qualcosa di molto attuale, una tecnica molto attuale, molto importante, il riciclo piccolo. Che è un qualcosa che è bellissimo da fare, dà grande soddisfazione. Ora qui vi faccio vedere un progetto che ho svolto con dei bambini molto piccoli e vi faccio vedere cosa sono riusciti a fare con il riciclo pittorico. Allora, questo Posso è un chiedere domande? quadro. Sì, le domande, vediamo dove posso vederle. Questo è un quadro, vi rispondo subito, questo è un quadro fatto con cornice di tappi, pale di ficodindia di tappi, tappi posti in maniera differente danno anche i fiori e Aci Trezza, il mare, qui si parlava appunto dell'Odissea, le barchette e tutti i faraglioni sono fatti con lettiera di gatto. Lenticchie, fagioli neri, origano, i gabbiani sono fatti con gli anelli delle bottiglie, tra tappo e bottiglia, tagliati e le punte dipinte. Questo è un tappo di uno yogurt e questi sono dei vecchi bastoncini per deodorare gli ambienti che sono stati riciclati. Le domande, ora vediamo se riesco a vedervi. Io non riesco a vedere le domande, non riesco proprio a vederle. Comunque, nel frattempo vado avanti, vi faccio vedere qualche altra cosa. Ecco qua. Vi faccio vedere una parte di un lavoro che riproduce un monumento di Catania, sono gli archi della Marina. Io sono siciliana, sono di Catania. Ah, si vede malissimo, un attimo. Vediamo di darvi un'altra immagine. Allora, ecco, questa è la riproposizione di un particolare di un elaborato. Queste sono le cupole delle chiese che poi viste da lontano danno un bellissimo effetto ottico, fatte con questa, per esempio, è la sorpresa che un bambino ha portato, il bussolotto che si trova dentro l'uovo Kinder per Pasqua, sapone ammorbidente, finestrelle tagliate da cartoncino di pacchetti di patatine, così anche questo era un pacco di biscotti, tappi, i mattoncini in cartone, insomma, si può fare tutto in maniera figurativa. Vi faccio vedere, vediamo se riesco. Questo è il simbolo della nostra città, il liotro, l'elefante di Catania, anche qui tappi, cornice fatta con rotolini di alluminio, pallina da ping pong, riso bianco, lenticchie, sabbia in basso per il basamento, insomma.
c'è tutto fatto con. Ah, ecco, forse vedo. Ok, grazie all'intervento del mio marichino. Allora, il keeling si potrebbe fare una classe prima di prima? Sì, assolutamente sì. Io l'ho fatto anche in una scuola materna. Potreste farlo più agevolmente con i rotoli di No. Scottex. Vi faccio vedere. Vi faccio vedere subito. Allora, keeling. Allora, questi qui sono rotoli di Scottex piegati, quindi non c'è il momento dell'arrotolamento, ma c'è solamente il momento della pressione e dell'assemblaggio. Si può lavorare bene con i bambini con materiali da riciclo dove tutti possono portare allo stesso livello? Assolutamente sì. Io lavoro sempre con i bambini di età molto piccola, ognuno porta ciò che può e vi suggerisco un modo di rielaborare anche i materiali che portano. Ad esempio, quest'anno stiamo sviluppando un progetto, non vi ho potuto portare del materiale fotografico perché ancora siamo in itinere, in cui stiamo svolgendo dei mosaici con la plastica da riciclo. Ora, sembra qualcosa di difficilissimo. Ho chiesto semplicemente ai bambini di portare le vecchie foderine dei quaderni degli anni passati e le bottiglie di plastica. Le tagliamo a quadretti, dopodiché componiamo i mosaici e passiamo nel mezzo una fuga fatta di vinavil e di sabbia e vengono delle cose bellissime. Pensate quanta plastica si riesce a riciclare. In media un progetto portato avanti con una scuola riesce a riciclare circa 10-15 kg di plastica. Sono 10 volte. Conosco la tecnica stampa e timbri, quante idee fantasiose e creative presenti finora. Importantissima comunque la premessa, predisporre un angolo della creatività. Sono proponibili anche per la scuola dell'infanzia? Assolutamente sì. Tutto quello che vi ho detto oggi è proponibile per tutti gli ordini e tutti i gradi. Si potrebbe vedere il procedimento dell'applicazione della pasta di cellulosa? Allora, se volete tutte le tecniche di cui vi ho parlato, potete andarle a spulciare sul mio canale YouTube Arte per te. Basta cercare pasta di cellulosa Arte per te su Google. Se volete iscrivetevi, se no, no, non importa. E poi se in futuro riuscirò con la Raffaele Editore a fare qualche cosa di visivo con voi, tanto volentieri. Nel CD del libro Viaggio nel latte, molte di queste tecniche, mi pare anche la pasta di cellulosa, le vedete applicate. Quindi ci sono vari bacini. Per favore, è possibile dettagliare meglio la procedura di realizzazione della pasta del Covil? Sì. Allora, bagna il cotone idrofilo con una quantità esigua di acqua, che sia morbido ma non fluido. Insomma, che il cotone idrofilo trattenga ancora bene tutta l'acqua che metti. Dopodiché, metti il vinavil e impasta con le mani. Potete usare le mani tranquillamente perché il vinavil non è per niente tossico, la vinilica, ed è biodegradabile all'80%. Quindi aggiungete un cucchiaio per confezione di cotone idrofilo di olio Johnson, per intenderci, e amalgamate bene. Stendete su un telo di plastica o della pellicola. Se avete dei sacchi di spazzatura, li aprite e stendete sopra e mettete un altro sacco di spazzatura sopra e stendete bene anche col mattarello tutta la plastica. Dopodiché togliete la plastica che avete messo sopra e con la plastica sotto, perché il Covid rimarrà appiccicato lì per lì sulla plastica su cui l'avete stesa, appendete al filo dello stendibiancheria e fate asciugare. Il colore va messo in fase di preparazione, quindi casomai dividete il Covid in preparazione in vari contenitori e coloratelo e andate colore per colore. Avendo 2 ore a settimana per la materia, quante lezioni secondo lei è meglio dedicare ad ogni operato? Un prodotto per ogni lezione non è mai possibile, perché non è possibile. Quindi, quante lezioni secondo lei è meglio dedicare per non stancare l'allievo? Allora, dovreste procedere per conseguenzialità. Magari fate una lezione sugli stencil e preparate gli stencil con la tecnica ad intaglio. Dopodiché, finiti gli stencil, preparate una pasta materica in classe e utilizzate lo stencil, in modo che chi rimane indietro ha il tempo di recuperare e chi è avanti ha il tempo di fare più cose. Quindi passare ad un altro manufatto. Un giorno si prepara la carta per il keeling. Chi finisce, chi prepara la carta del keeling, può cominciare gli arrotolamenti.
e quindi procedere magari all'assemblaggio di un soggetto. In generale io penso che due lezioni barra tre per ogni tipo di tecnica vadano bene. Fermo restando che ci sono, come vi dicevo, delle tecniche che prevedono un maggiore approfondimento perché sono di più ampia fruizione. Per esempio, una cosa che non vi ho fatto vedere a malincuore, secondo me le prime 4-5 lezioni di ogni anno andrebbero dedicate alla preparazione dei supporti e delle carte. Le carte colorate, questa per esempio fatta con la bubble paint, oppure con... dimmi, oh, non ne ho più. Oppure con... non vedo più domande. Allora, sì, vediamo un po'. Allora, Marinella mi chiede se e dove è possibile vedere i tutorial dei lavori che ha presentato sul mio canale YouTube Arte per te, su YouTube, e molti sul CD del Viaggio nell'Arte di Raffaele Editori. Quindi Maria mi chiede, trovo da qualche parte il video per creare la pasta modellabile fatta con la colla vinilica? Sì, ti ho già detto, ho già risposto. Che colla si usa per le lenticchie? Riso vinilica. Si lavora in piano e si usa per a scuola si usa solo la colla vinilica perché è una colla atossica, non irritante, non allergizzante, quindi utilizzate la vinilica o le colle che derivino da amidi, quindi colla di riso, ma quelle servono per gli incollaggi della carta. Cosa si può utilizzare per incollare materiale sui quadri materici? La colla vinilica lavorando in piano. La colla vinilica diventa trasparente, crea un film plastico molto spesso, quindi abbondate, fate la pozzetta e appoggiate i vari pezzi in piano. Fate asciugare, in 12 ore sarà del tutto asciutta e rimarrà totalmente trasparente, quindi non rovinerà l'elaborato. Potrebbe mostrare il manufatto realizzato con le lenticchie spiegate all'inizio? Certo. Allora, vi faccio vedere un po' di elaborati. Vi ho fatto vedere con le lenticchie il liotro, mi pare, no? Quindi questo. Allora, riso, quindi cosa si fa? Si va, il pannello prima si dipinge tutto, dopodiché si va per forme, per settori. Prima abbiamo fatto l'obelisco, si riempie di vinavil, si butta il riso, quindi si alza il pannello sul banco. Immaginate, questi sono lavori di gruppo, quindi immaginate 6 banchi uniti con un qualcosa che raccolga, che funga da raccoglitore sotto, voi sollevate il pannello e raccogliete di volta in volta i materiali scaricati dal quadro. Quindi riportate giù e il riso rimane già attaccato. Non immaginate che alla seconda immissione rialzate il pannello e vi cade giù tutto. Questo potrebbe succedere solo per i tappi. E allora i tappi si mettono alla fine in piano. Quindi prima si va di carico, si butta così proprio una bella manciata sopra la forma con la vinilica dipinta. Si butta una bella manciata, mi raccomando, ci sia la pozzetta bianca, non una passata leggera, perché sennò la colla non riesce a trattenere il peso del riso e dopodiché si scarica. Poi si va di lenticchie. Poi la sella è fatta con della sabbia, così come il basamento e via discorrendo. Vado avanti. Per il Killing va bene sì, la carta per fotocopie colorata. No, 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 il Killing va benissimo qualunque carta leggera. Ok, 19:10 si chiude, sicuramente. penso di avere risposto a tutti. Vi stavo dicendo i supporti, ragazzi. Preparatevi le carte, 5 lezioni dedicatele a queste. Guardate, per dipingere, per esempio, incollate la carta pacchi, la carta da fotocopie o i tovaglioli di carta su cotone. Se i vostri ragazzi vi portano delle lenzuola vecchie, fate preparare la carta, perché molto spesso si comprano album, si fa usare l'acrilico, poi si accartoccia tutto e non tiene nulla, il lavoro viene bruttissimo. Invece, dei supporti lettelati, su cui poi va stesa una bella mano di vinavil e su questi si può dipingere. Ritagliateli in formato A4
inseriti, si bagna la carta, si inseriscono i petali, un tovagliolo di carta copra con vinavilla e carta e si va avanti così a creare i fogli che poi si possono usare per diversificati tipi di materiale. Vi facevo vedere prima la bubble paint, è carinissima da fare, vi divertirete un sacco in classe, si mette del colore acrilico in un vaso, in un contenitore abbastanza alto, un po' di sapone per piatti, una bella cannuccia, acqua, e si soffia dentro, cominciano a farsi tutte le bolle, si poggiano casomai soffia la maestra, o la professoressa, si poggiano le carte vengono a rapire tutto il colore che poi si fissa. Bene, potrei parlare qui con voi di queste cose però per una vista. Bene, io spero che vi abbia annoiato, io mi sono divertita a passare quest'ora insieme a voi, non vedo più domande, non so, posso chiudere? Mi dicono che mi dicono dalla regia. No, okay. Ok, allora a me non rimane altro che ringraziarvi per l'attenzione, vi ricordo che le tecniche artistiche servono per connettere i ragazzi con la vita di tutti i giorni. A tal proposito, vorrei ricordarvi che da quest'anno lo studio dell'educazione civica torna nelle scuole, finalmente, e la Raffaello Di Tori arricchisce il libro Viaggio nell'arte con l'allegato di educazione civica attinente agli argomenti artistici. C'è una cosa importantissima, perché educare i ragazzi al mantenimento e al rispetto e alla civiltà di abbracciare l'arte, io penso che sia qualcosa di veramente, veramente all'avanguardia. Quindi attenzionate anche quest'altro fattore che serve per educare i ragazzi a mantenere al meglio ciò che di artistico li circonda. E grazie a Dio viviamo in un paese che ci dà grande spunto per ampliare questo settore. Io ringrazio Raffaello per avermi dato l'opportunità di affacciarmi nelle vostre case, vi ringrazio voi per l'attenzione e spero di rivedervi presto in un prossimo webinar. Per qualunque domanda potete venirmi a trovare su Arte per Te o lasciare qui la domanda e poi magari vi risponderò in futuro, qualora ce ne fossero di parecchie. Vi saluto e grazie a tutti per essere stati con me anche oggi. Arrivederci.